Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi ragazzi andrò a parlare delle varie V-Buck card che usciranno in Italia. Dopo ve ne parlo e poi del pack Infernum. Vi farò vedere tutte le skin che, di questo pacchetto che uscirà tra una quindicina di giorni oppure tra un mesetto. Comunque raga, adesso iniziamo subito a parlare delle V-Buck card. Allora raga, molti YouTuber stanno dicendo, ma anche su Google, confermato dalla Epic Games, vorrebbe far aggiungere queste V-Buck card in Italia. Allora, la data in cui sono state spoilerate in Italia è il 6 novembre. Quindi il 6 novembre dovrebbero apparire queste V-Buck card in Italia. Ma andiamo a parlare anche un po' del piccone Mint e come ottenerlo sul mio canale. Visto che un mio amico è andato in America con la sua famiglia, è andato a riscattare. Cioè, è andato a comprare vari prodotti della Epic Games nel GameStop e quindi gli hanno dato molti codici del piccone Minty. Uno l'ha vinto già una persona ieri, che saluto, si chiama Cliente Gommoso. E poi oggi farò un nuovo contest del piccone Minty. Quindi alle 20:30 stasera tutti in live che farò un nuovo contest. Raga, comunque l'ha riscattato quello che ha vinto ieri. E adesso, ragazzi, andiamo a vedere tutte le skin del pacchetto Infernum. La prima skin che dovrà uscire in questo pacchetto Infernum è proprio questa. Fatemi aggiustare un attimo la telecamera. Ok, penso così vada meglio. Ok, raga, quindi andiamo a vedere la prima skin di questo. Il primo componente di questo starter pack Infernum. E è lui, raga. E lui ha gli occhi viola molto chiaro. E al suo interno tiene della lava. Ha della lava. E sulle braccia ha degli scudi. E niente, raga, è una bella skin. Quindi già questa ci sta. Quindi poi andiamo a sperimentare anche le altre skin. Questo starter pack vi ricordo che costerà 24,99 euro. E raga, vi ricordate la Rockstar? Quella che davano anche il barottone? Ora vi faccio vedere. È la versione viola, cubosa. Ora ve la faccio vedere subito. È proprio questa, ragazzi. Questa è la skin della Rockstar cubosa. Ha in faccia dei frammenti del cubo. Non so se vedete vicino ai capelli. E dietro alla sua chitarra. Dove vi faccio vedere anche il backpack della skin che ho fatto vedere prima, che è un mantello. Io me la prenderei solo per questo, ma anche per questa meravigliosa skin. Ma poi non avete visto l'angelo, raga. Allora, noi vediamo un po' questa skin e dopo vi faccio vedere le altre. Quindi, raga, la sua maglietta che è composta da uno scheletro con un ciuffo rosso. E niente, raga, le spine al posto di essere rosa. Mi hanno imitato nel party, ok. Al posto di essere rosa sono viola insieme ai suoi capelli. E non so, raga, fatemi sapere qui sotto nei commenti quale skin vi piace di più tra la Rockstar viola e la Rockstar rosa. Quindi raga, skin bellissima, anche la chitarra viola spacca, mamma mia. Comunque raga, adesso vi farò vedere anche le due skin da più lontano, cioè vi faccio vedere anche i pantaloni, eccetera. Comunque, quindi raga, una bella skin, fatemi sapere quale vi piace di più tra quella rosa e viola. Andiamo avanti, eccole qui, sono da lontano, questo, mamma mia raga, questo mantello fa paura, io me la prenderei solo per questo, tutto il pack apposta per sto mantello. Cioè, ma tipo alla Ghoul Trooper, raga, se l'ho abbinata alla Ghoul Trooper. Non so se vi sta bene, ovviamente, però, perché non l'ho mai provato. Comunque, raga, prima skin si presenta con delle cavigliere. No, come si chiamano quelle cose? I parastinghi, una cosa del genere. Comunque, si presenta con quelle cose viola. Niente, raga, i pantaloni viola. Bella, bella, bella. Comunque, quella da lontano ha questo mantello con i contorni infuocati. E niente. Bella skin, anche se l'hanno tolta la lava in game, non so cosa. Perché hanno messo questa skin con il mantello infuocato. Raga, comunque sono di tre generi diversi. Una è la Rockstar, un'altra è infuocata e un'altra è l'angelo che vi farò vedere dopo. Ma adesso, ragazzi, passiamo ai picconi di queste due skin. Vi ricordo che i picconi di questi starter pack sono tutti doppi picconi. Quindi ci potrebbero essere dei bug da parte di questi doppi picconi. Chi lo sa, raga? Scusate se mi giro così mentre spiego. Comunque, raga, vediamo un po'. I doppi picconi di queste due skin sono bellissimi, raga. Sono uguali alle skin, eccoli qui, raga. Ecco qui i doppi picconi. Uno si chiama Molten Streakers, Molten Streakers, e l'altro Dark Streakers. Diciamo i nomi si somigliano. Sì, si somigliano solo Streakers. Non so cosa significa. Andatelo a cercare su Google Traduttore e fatemi sapere qui sotto. Oppure se lo sapete, scrivetelo senza andare a cercare su internet. E Molten e l'altro Dark. Dark significa scuro. E Molten non so cosa significa. Comunque, raga, ho sentito anche il loro sound quando questi picconi si scuotono, ovvero quelli rosa del cubo a destra. Quando si scuotono, fanno un rumore troppo bello, raga. Quasi simile, tipo così.
il classico rumore, invece quelle altre un po' più fuocoso, nel senso una cosa del genere. Comunque, non so imitare i suoni, raga, ve li dovrei far vedere, ve li dovrei far proprio sentire perché non li so imitare tanto bene. Comunque, raga, due picconi molto belli, ve lo consiglio questo starter, vabbè, niente, questo starter pack da 24,99 solo per, anche per i picconi, raga, è bello tutto in questo starter pack, ma adesso andiamo all'angelo. Avete presente l'angelo bianco, quello con le ali gigantesche? Adesso c'è una versione nera e bianca, raga, della Juventus. E niente, vediamo un po'. Raga, bellissima questa skin che si presenta con i suoi doppi picconi. Con l'aureola bianca e luminosa, ovviamente, quindi chi non si vuole far notare, chi si vuole far notare non deve mettere questa skin, perché raga, quelli che si vogliono far notare mettono le skin nere, tutte nere, e invece raga, chi vuole attirare l'attenzione dei vari player che si aggirano nella mappa può mettersi questa skin. Questo si chiama Shadow Street Trickers, raga, Shadow significa forse combattimento, non mi ricordo. Comunque, raga, sono dei picconi molto belli, anche perché si illuminano quando li scuotete, veramente tanto, tanto belli. Non sto facendo pubblicità, nel senso, non mi hanno pagato per fare questo, però, raga, mi piacciono molto questi vari oggetti che sono all'interno di questo starter pack. Primo video news di 6 minuti e 29, attenzione. Comunque, raga, molto molto belle tutte le skin che vi ho fatto vedere di questo starter pack. Ditemi qual è la vostra skin preferita di questi starter pack, appunto. E niente, raga, a me la mia preferita, sinceramente, è stata la Rockstar, quella viola, perché mi piace più di quella rosa. Quindi raga, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se il video vi è stato utile. E niente raga, ci vediamo stasera alle 8:30 con una nuova estrazione del Minty Pickcake, una cosa del genere. E niente raga, vincerete, i codici non sono fake perché il mio amico si è recato in America e ha preso vari prodotti. Quindi raga, stasera alle 8:30 tutti live per l'iscrizione del Minty Pickcake. Comunque raga, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like se il video news vi è piaciuto. Anche per partecipare al contest. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.